Grande Fratello, la decisione di Mediaset su Live che divide i social. Il reality show in onda da martedì 17 aprile, le novità sulla programmazione. È scattato il conto alla rovescia per la nuova edizione del cancelletto Grande Fratello NIP. La prima puntata del reality show, giunto alla 15ª edizione, andrà in onda martedì 17 aprile in prima serata, il giorno dopo il gran finale dell'Isola dei Famosi. Dopo un lungo corteggiamento Mediaset ha riuscito a convincere Barbara D'Urso al timone del programma condotto per 3 edizioni tra il 2003 ed il 2004. Alla fine Carmelita ha accettato nonostante fosse impegnata con Cancelletto Pomeriggio 5 e Domenica Live. La conduttrice televisiva si è messo subito al lavoro con la produzione per regalare ai telespettatori una scoppiettante edizione del GF che torna nella versione classica dopo 3 anni di assenza. Non mancheranno le novità con la casa più spiata dagli italiani che si è rifatta il look per l'occasione. Per rendere ancora più spumeggiante il reality la dottoressa Jo ha voluto affidarsi a 2 opinionisti dalla lingua tagliente. A punzecchiare e stimolare i concorrenti del Grande Fratello ci saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, entrambi reduci dalla versione VIP del programma televisivo. Nel cast i parenti dei VIP. Per quanto concerne il cast, la Endemol ha chiarito che non ci saranno personaggi già noti in ambito televisivo. Nonostante ciò sembra quasi certa la presenza di concorrenti legati a esponenti del piccolo schermo o comunque noti all'opinione pubblica. Tra questi dovrebbe esserci Michael Terlizzi, figlio dell'ex naufrago Franco, ormai presenza quasi fissa delle trasmissioni della D'Urso. Tra i nomi circolati con insistenza anche quelli di Luigi Favoloso, fidanzato di Nina Moric, di Marco Cuccolo, Toy Boy di Lori del Santo e di Matteo Gentilini, ex di Paola Di Benedetto. Secondo alcune riviste sembra quasi certa anche la partecipazione a reality di Lucia Bramieri, nuora del grande Gino, dell'ereditiera Camilla Lucchi e di Simone Coccia, compagno della senatrice Pezzopane. Il live su Mediaset Extra terminerà alle 2. Nelle ultime ore Mediaset ha ufficializzato la programmazione completa del Grande Fratello. Buone notizie per i seguaci del programma che potranno seguire live le vicende dei concorrenti della casa più spiata dagli italiani per gran parte della giornata su Mediaset Extra. A differenza della passata edizione la diretta si concluderà alle 2 ed impedirà a coloro che amano fare le ore piccole di seguire le evoluzioni notturne dei protagonisti del reality ed eventuali momenti bollenti. La decisione ha fatto storcere il naso agli appassionati del GF che avrebbero gradito una copertura di 24 ore per il live dalla casa.